siamo riusciti a pareggiare una partita che solo noi potevamo perdere, perché eravamo palesemente dominanti in alcune fasi di gioco che poi sono quelle che fanno la differenza, come la mischia. Però non siamo riusciti a concretizzare e quindi alla fine ci siamo ritrovati persino sotto con il punteggio, quindi gioco forza degli errori pure nostri in fase difensiva che hanno consentito la segnatura loro. E quindi diciamo che è andata bene così, ci abbiamo questi due punti, sicuramente un'occasione persa perché abbiamo tenuto il possesso palla per gran parte della partita. Eravamo dominanti, chi ha visto la partita su alcune fasi di gioco non c'è la partita, però se non concretizzi, fai errori, ci sta che poi perdi. Noi non abbiamo perso, quindi siamo stati fortunati. Fondamentale anche la lucidità che è stata mantenuta anche in un momento di svantaggio per riuscire ad arrivare al pareggio. Sì, beh, a quel punto ci siamo trovati con un uomo sotto per il giallo a Gianluca Bologna. E sotto con il punteggio era facile perdere la testa, demotivarsi eccetera, però penso che oggi il pubblico abbia dato veramente una grossa mano alla squadra e sia stato presente fino all'ultimo momento. Rammarico per non aver portato a casa l'intera posta, forse proprio per tutte queste persone che oggi sono venute, nonostante il freddo eccetera, e quindi meritavano diciamo un finale migliore. Però il campionato è lungo, insomma, sicuramente già da domenica avremo modo di rifarci. Speriamo di riuscire a limare degli errori che purtroppo partite come questa poi non ti consentono di vincere, quindi speriamo di superarli prima possibile. Parlando delle prossime trasferte, ce ne saranno due belle impegnative. Sì, l'avevamo detto, questo è un trittico di partite che segnerà un po', diciamo, darà un po' riscontro di quello che possiamo fare in questo campionato. E oggi era la prima, non siamo riusciti a vincere, speriamo di riuscire a vincere le altre, ecco, per rimanere agganciati a, diciamo, alle prime posizioni. E sicuramente cercheremo di mettercela tutta e insomma dopo queste arriveremo alla pausa di dicembre, perché poi il 3 dicembre c'è una domenica di pausa, e sicuramente con le idee abbastanza chiare. Ecco.